Luca Petrella, vicepresidente Pro Loco Gildone. Anche quest'anno, come l'edizione 2022, sono 7 le cantine allestite per il Giro di San Martino. E tu sei coinvolto direttamente, non solo come organizzatore dell'evento. Sì, io sono, vabbè, come hai detto tu, il vicepresidente, però sono uno degli organizzatori della cantina. Siamo un gruppo di amici che da ben 8 anni organizziamo parte di questo giro. Come ultima cantina presentiamo il dolce, come i biscotti taralli al vino, i tozzetti con mandorla e uvetta passa. E sì, cerchiamo di fare, siamo un gruppo di ragazzi che, come tutti gli altri organizzatori delle altre cantine, per fare sì che il nostro piccolo paese si riconosca in tutto, diciamo, in tutto il Molise e anche fuori, perché stanno venendo gente anche da fuori regione, regioni limitrofe. E niente, noi siamo contenti di organizzare questo giro. Ci piace che viene gente da fuori, ci piace che viene apprezzato questo giro, e noi ci mettiamo il massimo del divertimento, il massimo dell'impegno come cantina. Anche come organizzatore siamo da quasi un mese a organizzare queste cantine, che sì, sembrano semplici, però c'è da curare anche i piccoli minimi dettagli e quant'altro. È un lavoro duro, però il fine ci rende felice e contenti di portare il nostro paese in giro per fuori regioni e, ripeto, nella nostra regione, conoscere più al dettaglio il nostro piccolo borgo. Ecco, come hai anticipato tu, l'ultima cantina, quella che appunto accoglie i visitatori, quelli che vengono, insomma coloro che sono venuti questa sera a condividere il Giro di San Martino, nell'ultima cantina troviamo il dolce. Non c'è solo il dolce ad accogliere i visitatori, ma anche una musica, la buona musica, quella delle Maetonate. Sì, credo che si sentano gli amici che suonano. Ringrazio gli amici, perché ci sono, oltre gli amici stretti del mio paese, ma anche amici stretti di zone vicine, che sentono anche loro questa festa in particolare. Cerchiamo di far divertire, ripeto, di far divertire tutti, e nell'ultima accogliamo gente che si è fatto già tutto il giro, e quindi andiamo su un gran divertimento per fare il botto finale, diciamo. Assolutamente, poi questo evento permette anche di scoprire e riscoprire il centro storico di Gildone. Sicuramente, ecco, anche la disponibilità dei locali per scoprire quelle che sono proprio le bellezze del centro storico del paese. Sì, innanzitutto a questo punto vorrei ringraziare il popolo che mette a disposizione le proprie abitazioni, le proprie cantine adibite a cantina. Questa è proprio una vera cantina, come vedete ci sono delle botte molto particolari, e infatti ringrazio i proprietari. E, ripeto, sì, cerchiamo di far riconoscere il piccolo borgo, perché diciamo la verità, questi piccoli paesotti a volte vengono dimenticati, nessuno li conosce, perché non c'è qualcosa a cui partecipare, e quindi prendiamo l'occasione giusta come questo del Giro di San Martino per far conoscere queste piccole borgate. E termina il nostro Giro di San Martino qui a Gildone, un'edizione questa davvero molto partecipata, come potete vedere alle mie spalle continua il flusso dei visitatori che non vedono l'ora di fare il giro all'interno delle cantine. E così termina anche questa puntata di Viaggio in Molise. È possibile vedere la puntata sui nostri canali, sulle piattaforme social, quindi sulle nostre pagine Facebook e YouTube e sul sito di telemolise.com. Noi di Viaggio in Molise vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e, come sempre, vi diamo appuntamento alla prossima puntata.